Fra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Tortellino Art è il gioiello di Bologna. Fiero di essere bolognese, il tortellino presta il suo design a un gioiello elegante e divertente. In oro e argento, finemente decorato a mano con smalti preziosi. Scopri di più su www.oromoda.net. Buon pomeriggio, nuovo appuntamento con la nostra informazione che si apre con la pagina della cronaca, con un'indagine avviata già nel 2020 in pieno lockdown. Dunque i carabinieri hanno disorganizzato una rete dedita allo sfruttamento della prostituzione attiva a Medicina, a Imola e sulla Riviera Romagnola. Una tentata estorsione a un cliente che si era accordato per ricevere a casa due prostitute, episodio accaduto nell'aprile 2020 a Medicina, una decina di giorni dopo che il comune era stato riaperto, a seguito delle misure per l'alto numero dei contagi da coronavirus. Ai carabinieri a cui si era rivolto, l'uomo di origine romena ha raccontato che aveva pattuito una prestazione per 150 euro, ma avendone solo 90 in quel momento, aveva chiesto alle due donne uno sconto. Contrattando sul costo, il cliente ha ricevuto poi una telefonata da un uomo, che le indagini, coordinate dal PM Domenico Ambrosino, hanno svelato essere un 44enne di origine serba che lo ha minacciato di morte se non avesse consegnato la cifra stabilita. Da questa tentata estorsione i carabinieri hanno avviato le indagini scoprendo che il 44enne era a capo di una rete dedita allo sfruttamento della prostituzione di giovani di origine romena. È un'indagine che è iniziata nell'aprile 2020 in piena zona rossa. E nonostante i vincoli che erano imposti dallo Stato in quel periodo, questa organizzazione, questa banda, collocava le ragazze sia su Medicina che su Imola che sulla Riviera Romagnola poi nel corso dell'estate e delle estati. Oltre al 44enne c'erano anche i due figli di 25-27 anni, la compagna di quest'ultimo, una donna di origine polacca, e un 70enne della provincia di Cesena. Ognuno aveva un ruolo preciso. C'era chi doveva curare il calcolo dei guadagni mensile, c'era chi doveva curare la pubblicazione in internet delle fotografie generalmente false delle ragazze per adescare in qualche modo la clientela e c'era chi doveva collocarle sia su strada oppure curarsi di collocarle in albergo sulla Riviera Romagnola nel periodo estivo. Come disposto dal GIP Andrea Salvatore Romito, è stata eseguita una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del 44enne per tentata estorsione, sfruttamento e agevolazione della prostituzione, reato contestato in concorso anche agli altri quattro, ora ai domiciliari. I carabinieri hanno stimato un giro di affari di circa 100.000 euro al mese. Il giro d'affari è un giro d'affari notevole perché abbiamo stimato che ogni ragazza al mese riuscisse a portare, le ragazze erano quattro, 10.000 euro al mese. Un altro grave incidente sulle nostre strade, l'ultimo in ordine di tempo, ieri sera alle 21.30 a Sasso Marconi, il ragazzo di 22 anni percorreva in scooter viale Kennedy, si è scontrato con un'altra autovettura finendo poi sbalzato a terra, portato al maggiore e ricoverato in condizioni critiche con prognosi riservata. Dinamica esatta a causa dell'incidente al vaglio dei carabinieri. Restiamo in cronaca, doppio assalto fallito ma con spaccata questa notte al Java Café di Via della Repubblica, arrestato l'assalitore. Prima il ladro ha tentato di sfondare la vetrina del Java Café utilizzando un'auto come ariete, ma non ci è riuscito e così ci ha riprovato con una mazza da cantiere, facendo parecchi danni ma senza riuscire a rubare nulla, anche perché nel frattempo sono arrivati i carabinieri che lo hanno arrestato. È la cronaca dell'assalto, tentato verso mezzanotte e mezza nel noto bar all'angolo tra Viale della Repubblica e Via Novelli, in zona San Donato. A compierlo è stato un 38enne bolognese, già con vari precedenti, e accusato di tentato furto aggravato e ricettazione della macchina, una vecchia Fiat Uno che ha usato per fare la spaccata. Ad avvisare i gestori del Java Café è stato lo stesso proprietario dell'utilitaria che suo malgrado si è trovato coinvolto nella vicenda. Passato un signore mi ha detto che stamattina è stata rubata la sua macchina da ieri sera, che poi l'hanno usato per far contro questa vetrata, e adesso il signore ha già fatto la denuncia e mi ha spiegato tutto, che non era, diciamo, colpa sua, e è a posto così, diciamo. Per i danni non sappiamo ancora nulla, stiamo ancora sentendo, stiamo ancora facendo chiamate per sentire tutto.
È la prima volta che vi succede una cosa del genere? No, è stato... hanno fatto danni anche 4 anni fa, se non ricordo male, con la vecchia gestione e poi con questa vetrata qui. Invece questa volta l'hanno fatto questa parte di qua. Il 38enne bolognese, arrestato dai carabinieri per il tentativo di furto, è un volto noto alle forze dell'ordine, residente al Pilastro e con un passato da assaltatore di bancomat. La banda, di cui faceva parte, fu sgominata dagli stessi carabinieri nel 2006. Qualche anno dopo, poi a febbraio 2011, l'uomo rimase ustionato nel tentativo di far esplodere un bancomat nel Ferrarese e fu abbandonato dai complici in gravi condizioni davanti all'ospedale maggiore di Bologna. In seguito, per quella vicenda, finì per un periodo agli arresti domiciliari. Cambiamo argomento, inizia nel migliore dei modi la stagione culturale estiva di Bologna col ritorno a tutti gli effetti questa volta della Fiera dell'Arte Contemporanea. Si torna totalmente in presenza con una gran voglia di ricominciare per Arte City dal 13 al 15 maggio, padiglioni 15 e 18 della Fiera di Bologna, Art City, la fiera dell'arte moderna e contemporanea, la più longeva delle fiere d'arte italiane, datata 1974, con un ricchissimo programma, dicevamo, e anche il coinvolgimento per la prima volta dello spazio pubblico per eccellenza bolognese, ovvero Piazza Maggiore, che sarà il teatro di una performance di Tino Segal, che sarà in grado di coinvolgere tutti coloro che passeranno per 3 giornate appunto da Piazza Maggiore. La 10ª edizione di questo Festival di Arte Contemporanea che accende la città con iniziative che costellano un po' tutto il territorio cittadino. Un'edizione di nuovo collocata in primavera, come l'esperimento che abbiamo portato avanti l'anno scorso, quando invece la Arte Fiera non c'era. Quest'anno ritorna la contemporaneità tra Art City ed Arte Fiera e quindi anche la commissione tra pubblici, pubblici dell'arte, pubblici dei detti lavori, ma anche di turisti e di chiunque passerà per Bologna in quei giorni. Gli eventi segnano un grande ritorno della presenza senza limitazioni, senza barriere, senza distanziamenti sociali, e sicuramente gli artisti hanno proposto un programma che proprio indaga su queste nuove relazioni che potremo vivere nello spazio pubblico. Quest'anno abbiamo usato come immagine di comunicazione una galassia. Se l'anno scorso eravamo guidati da un Peter Pan attraverso una costellazione di stelle che puntellavano il territorio bolognese di eventi e iniziative di arte contemporanea, quest'anno invece la galassia si estende. La mappa di Art City ha oltre 200 eventi in presenza che mettono insieme esperienze di realtà diverse, realtà istituzionali, musei, fondazioni private, gallerie, spazi indipendenti e studi d'artisti. Questa chiamata alle arti che grazie ad Art City ogni anno si verifica in una galassia di eventi. Lectio magistralis, o poco ci manca, di politica internazionale da parte di Pier Ferdinando Casini, ospite della facoltà di veterinaria di Ozzano Emilia. Ecco, Casini oggi nei panni di professore che cosa ha voluto spiegare agli studenti? Che l'Europa dal conflitto ucraino deve uscire con la consapevolezza che dobbiamo organizzarci assieme, perché in un mondo globalizzato dobbiamo acquisire autosufficienza energetica e autosufficienza alimentare. Questa guerra rischia di portarci le carestie per una parte di persone che non riusciranno a sostenere l'aumento dei prezzi alimentari, penso all'Africa, e questa è una tragedia anche per l'Europa, per cui dobbiamo svegliarci dal torpore. Credo che lo stiano facendo i governi, ma l'unità europea è indispensabile. Dobbiamo essere sovranisti, ma sovranisti europei. Senta, ha fatto discutere parecchio l'intervista del ministro degli esteri russo Lavrov. Lei cosa ne pensa? Che l'intervista nei contenuti è un'indecenza. Se la gente la vede come la vedo io, devo dire la verità, è un pessimo servizio che ha fatto alla Russia. Lei cosa ne pensa? Pagamento in rubli del gas russo? Bisogna decidere a livello europeo, ogni fuga in avanti come quella che ha fatto ieri il ministro italiano non mi piace, non è un momento di scelte estemporanee. Che cosa bisogna fare quindi adesso, secondo lei? Bisogna aiutare gli ucraini a resistere e trovare una via d'uscita anche a Putin, che è in un vicolo cieco, ma naturalmente tutto deve nascere da una consapevolezza dell'Occidente di sé, della sua identità e del suo ruolo. Il ruolo di mediatore, chi può esercitarlo? Non si tratta di persone, si tratta di fatti. Magari ci fosse la persona della provvidenza. A proposito di Ucraina, nuove iniziative della regione in favore della popolazione ucraina, appunto, aggredita da Putin.
2.151.018 euro. A tanto ammonta, grazie alle donazioni di 4.400 fra cittadini, imprese, associazioni, enti territoriali, la raccolta di fondi avviata dalla Regione per dare sostegno ai profughi arrivati dall'Ucraina a causa della guerra con la Russia. Sono 23.868 quelli accolti sino ad ora. A indicare la strada intrapresa dall'Emilia-Romagna è il vicepresidente del Palazzo di Viale Aldo Moro, Elly Schlein, anche dopo il via libera della Giunta a un ulteriore pacchetto di misure di sostegno per la popolazione ucraina con un nuovo bando per il terzo settore, ONG e associazioni operative in Ucraina. L'impegno si tradurrà da un lato per circa 1.100.000 di questi fondi in progetti umanitari, alcuni erano stati già selezionati con un bando che molto rapidamente avevamo aperto proprio nei primissimi giorni del conflitto, a cui le ONG della regione hanno risposto con straordinaria reattività e prontezza con la loro competenza e i loro rapporti con altri partner naturalmente in loco che stanno operando in Ucraina a sostegno delle popolazioni colpite dal conflitto. Proseguiremo su questa strada e per l'altra metà circa dei fondi, quindi circa 1.000.000, invece attraverso gli enti locali e i distretti della nostra regione andremo a supporto naturalmente delle oltre 23.000 persone, soprattutto donne e bambini, che sono stati accolti in fuga dal conflitto, quindi con attività che vanno per circa 500.000 euro a sostegno della piena inclusione delle bambine, dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi ucraini, ad esempio nelle attività di socializzazione ed educative per l'estate. Penso ai centri estivi, ma anche altre opportunità che gli enti locali potessero ritenere di mettere in campo per assicurare una piena inclusione a questi minori e per gli altri 500.000 su progetti di inclusione che possono essere di inclusione sociale, sportiva, culturale. Stiamo lavorando proprio con i comuni. Si è spento a 86 anni a Baricella, dove aveva sempre vissuto. Giuseppina Villani, l'ispiratrice della canzone Le tagliatelle di nonna Pina, scritta da suo genero, il compositore bolognese Gianmarco Gualandi. Sono le tagliatelle. Era lei, la nonnina, che aveva ispirato la celebre canzone Le tagliatelle di nonna Pina, lanciata dallo Zecchino d'Oro nel 2003 e poi adottata dalla conduttrice Antonella Clerici, che l'ha fatta diventare un tormentone del programma televisivo La prova del cuoco. Giuseppina Villani, nata e cresciuta a Baricella, in provincia di Bologna, è morta il 1° maggio all'età di 86 anni. Il brano, cantato dalla piccola Ottavia Dorrucci, è stato scritto dal compositore bolognese Gianmarco Gualandi, che era il genero di Giuseppina. Fu lui, in un'intervista rilasciata qualche anno fa al Resto del Carlino, a confermare l'ispirazione. Le tagliatelle di nonna Pina è una canzone che ha un fondo di verità, raccontò, perché mia suocera si chiama Pina e fa delle ottime tagliatelle. La canzone spopolò anche in discoteca, in versione dance e nelle suonerie dei telefonini. Bravissima cuoca e maga della pasta fatta in casa, come del resto tante nonne della sua generazione, Giuseppina era una persona riservata che anche in seguito al successo del brano non ha mai desiderato essere al centro dell'attenzione. Oggi, tuttavia, la notizia della sua scomparsa è finita su tutti i siti di informazione, anche fuori dall'Italia. Dopo un ultimo saluto della famiglia nella chiesa parrocchiale di Boschi, frazione di Baricella, dove ha sempre vissuto, sarà seppellita nel cimitero di San Gabriele. Viva le tagliatelle di nonna Pina, un pieno di energia, effetto vitamina. I monumenti di Bologna in miniatura, realizzati solo col fil di ferro, dipinti a mano da Angelo Diolaiti, visibili in mostra fino al 17 maggio all'Oratorio dei Teatini. Angelo Diolaiti, una piccola Bologna in miniatura costruita da lei col fil di ferro. Fil di ferro, sì, costruita col fil di ferro e naturalmente questo qui è un hobby che è cominciato circa 20 anni fa. È un hobby, pertanto è come mangiare le ciliegie. Una tira l'altra e il palazzo si riesce, dopo voi vedi, vai a passeggiare, fai la fotografia di un palazzo che ti interessa, ci provo a farla e poi dopo riesci e continui. Poi a Bologna andiamo bene perché Bologna, non so l'anno esatto, credo nell'80, fece fare la fotografia aerea, il fotopiano, ci sono divisi in tante parcelle, ad una mille, vado alla biblioteca dell'Archiginnasio, faccio la fotocopia
del palazzo che mi interessa, della parcella che mi interessa, e poi dopo lo trasformo in 1-400. Tutte le costruzioni sia di Bologna, Ferrara e Ravenna sono tutte 1-400. Bologna all'interno delle mura. E il problema è che questo qui, noi con i portici non guardiamo mai i palazzi, guardiamo i negozi a destra. E questa è una visione che noi vediamo i tetti, vediamo il complesso del palazzo, non solamente i negozi sotto il portico, che sono bellissimi per l'amor del cielo, però ci portano via lo sguardo alla bellezza dei nostri palazzi, perché Bologna è bella se noi la riusciamo a guardare come si deve, cioè a vedere i palazzi, a tenerli puliti, e anche il turista stesso che riesce, è la prima volta che viene, e qui vede come essere in aereo. Fino a quando rimane qua nell'Oratorio dei Teatini? Rimane fino al 17 maggio. Con questo servizio si chiude il TG pomeridiano. Grazie di averci seguito. Appuntamento ai nostri prossimi notiziari. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata in tempo reale.